io pure sono una provocatrice e la Presidente Lida Montaldi deve darmene atto. La Presidente Montaldi è nostra socia onoraria Ius Gustando da tanto tempo, posso con grande onore dire che è una grande amica e io la provoco sempre perché continuamente le chiedo di lasciare i suoi numerosi impegni per presenziare e con grande resistenza, però poi alla fine cede perché io la stimolo spesso. E quindi ad Alida Montaldi, come perché oggi è Presidente del Tribunale dei Minori di Roma, dopo essere stata alla Corte d'Appello, sezione persona e famiglia, vorrei volgere la stessa domanda analoga a quella rivolta alla senatrice Binetti. Un magistrato, nella magistratura, nelle scelte che un magistrato deve operare, ha senso a oggi rimanere ancorati a dei valori cattolici o ad altri tipi di valori, o si riesce sempre ad avere questa giusta distanza dalla propria coscienza, dai propri valori, per poi decidere solo in base agli atti di causa? È una provocazione poco efficace questa volta, poco efficace, perché io non sento questo problema. La magistratura ha una responsabilità istituzionale e la risposta alla domanda è anche questa nel libro, laddove richiama la Costituzione come carta dei diritti e dei doveri di questa società, e quindi quello è il recinto entro il quale un magistrato non può diventare un barbaro, onorevole Bertinotti. Questo, diciamo, faccio una citazione in questo modo perché il messaggio di questo libro è rivolto anche a coloro che sono fuori dal recinto per i motivi che possono essere diversi, o di diseguaglianza materiale o di semplicemente esclusione dal potere, ma non è il destinatario, non può essere un magistrato. Ecco, questa è la mia risposta alla provocazione. Detto questo, ci sono in questo libro moltissime sollecitazioni anche per un magistrato. Innanzitutto c'è questa grandissima provocazione di Gesù davanti al tribunale, questo riferimento a Gesù davanti al tribunale che non può non avermi toccato. E poi c'è un po' tutto, cioè la prima sollecitazione è questa traduzione grafica del titolo, che contiene un movimento energetico incredibile con questo suo rivolgersi al passato fino al punto di rottura, ma lo attraversa e quindi non crea una circolarità. E questo ha a che vedere molto con la funzione della magistratura, perché ci troviamo ad applicare sempre qualcosa che è cristallizzato nel passato. Le leggi sono il frutto di un processo che si è già verificato, e quindi mi colpisce l'attualità di questo libro perché, pur essendo stato scritto alcuni anni fa, potrebbe essere stato contiene un messaggio attualissimo e contiene genera per me una domanda. Dopo la Costituzione ci sono state altre carte dei diritti e dei doveri dell'uomo, sono state, come dire, si è impresso un'accelerazione nel portare a compimento un processo che è iniziato con la nostra Carta Costituzionale, si è impressa un'accelerazione che oggi fa trovare la magistratura, come tutte le istituzioni, nella difficoltà di vedere, cioè di dare attuazione a queste leggi che prevedono diritti, di assicurarne l'esercizio davanti ad una società chiaramente decadente anche nelle sue istituzioni e che quindi potrebbe apprestarsi a smantellare quello che ha appena finito di costruire. E questa è una cosa, come dire, una lacerazione molto forte che sento nelle mie funzioni, e la sfida è quel sempre da capo, cioè che è un imperativo esortativo, io così l'ho letto.
no? Manca un pezzo del titolo, ma se pensi che devi dare attuazione ai principi di eguaglianza, di libertà e anche di fratellanza, e poi a questo arriverò dopo, ai principi che sono nella nostra Carta Costituzionale, che è fondante uno stare insieme, che è un esempio vivo, assolutamente vivo e vitale di uno stare insieme che viene dal passato, non hai molta scelta, devi ricominciare da capo, con quello sguardo e con quel movimento di energia verso le tue origini, ma per non, diciamo, senza arrivare al punto di rottura, ma rivolgendo al futuro. E questo alimentarsi alle radici. E ultima connotazione che vorrei segnalare è questo problema della fraternità. Ecco, lei chiaramente fa capire che quello che è mancato è proprio questo, e forse è mancato, io lo dico da profondamente laica, non solo da magistrato, quindi doverosamente laica, ma anche come diciamo come persona che è intrisa dei valori cristiani e dei valori come dire della nostra Costituzione, per educazione e formazione non c'è niente da fare, stanno nel DNA tutti e due, mi riconosco molto nella sua impostazione, perché penso che sia l'impostazione anche di una generazione, di una educazione ricevuta e di una formazione voluta, e questa fraternità io credo che forse è mancata in entrambe le esperienze, altrimenti non staremmo così lacerati, ecco, cioè è mancata nell'esperienza di questa comunità dopo la Costituzione, forse è mancata anche nell'esperienza cristiana, diciamo nel senso di essere testimoniata con assoluta coerenza anche all'interno della struttura che poi si è data dalla Chiesa Cattolica. Quindi credo che lei indica anche lo strumento di questa spinta verso il futuro guardando il passato, che è quello di attuare qualcosa che in questi 50 anni non è stato attuato e che ha un suo fondamento nella Carta Costituzionale, ce l'ha sia perché è stata un'esperienza tra diversi, e la fraternità significa uguaglianza tra diversi, quindi accettazione profonda della diversità dell'altro, forza nella relazione con l'altro per superare qualsiasi ostacolo all'accettazione di questa diversità, e quindi questo forse è uno strumento che ha i suoi principi, e penso al secondo comma dell'articolo 4 della Costituzione, che è così nascosto nelle pieghe della Costituzione, che dice che tutti quanti dobbiamo far qualcosa per fare ciò che ognuno fa in modo utile alla comunità, che non significa soltanto fare volontariato, ma significa farlo in un modo piuttosto che un altro, e significa testimoniare, e quindi attraverso questa testimonianza e questo sforzo della relazione anche nell'esercizio quotidiano del dovere, forse c'è quella speranza che lei invita a nutrire come forza attiva, come agire, e non come speranza passiva. Io ci voglio credere, io ci credo, penso che si possa fare.